Cominciamo dalla prima parte, dimostrando che quando questo blocco di ghiaccio si scioglie in parte o tutto, il livello H2 dell'acqua non cambia. Chiamiamo con 1 il ghiaccio e 2 l'acqua. Questa è la situazione iniziale, questa è quella finale, i livelli in realtà devono essere uguali, cioè H2 uguale a H2'. Questo sarà dimostrato alla fine. Cominciamo dal blocco di ghiaccio che inizialmente ha area di base A1 e altezza H1. Poi si riduce perché si scioglie in parte e la sua area di base diventerà A1' e la sua altezza H1'. I tre spigoli del blocco di ghiaccio si ridurranno dello stesso fattore che ho indicato con R, un valore minore di 1. Per esempio, se R vale 0,5, vuol dire che i tre spigoli del blocco di ghiaccio si dimezzano. Se R vale 0,4, i tre spigoli ciascuno diventa il 40% di quello originario. Di conseguenza l'area di base, che è un rettangolo A1, diventa A1' uguale R al quadrato A1, cioè subisce una riduzione del fattore R quadrato, mentre invece l'altezza del blocco o di ghiaccio subisce una contrazione del fattore R, H1' uguale R H1. Poi c'è la parte immersa, l'altezza immersa HIM o HI, che rispetto all'altezza H1 del blocco di ghiaccio, il rapporto HI su H1 è pari al rapporto delle densità tra il ghiaccio e l'acqua, che è un rapporto di circa 0,9. Dal confronto tra la situazione prima e la situazione dopo, troveremo l'incognita H2' in funzione di H2 e vedremo che H2' è uguale a H2. Il confronto si fa uguagliando l'unica cosa che non cambia, cioè la massa totale di acqua e ghiaccio prima rimane uguale alla massa totale di acqua e ghiaccio dopo. La massa totale è M1 più M2, massa del ghiaccio più massa dell'acqua. Questa è la massa totale prima, ghiaccio più acqua, e questa è la massa totale dopo lo scioglimento, quindi ghiaccio più acqua. Cominciamo dalla massa di ghiaccio prima, che si calcola densità per volume. Quindi densità del ghiaccio D1, per il volume del ghiaccio, stiamo parlando della massa del blocco, quindi dobbiamo prendere l'intero volume, area di base per H1. La stessa cosa la faremo dopo, quindi massa del blocco di ghiaccio ridotto, dopo lo scioglimento parziale, quindi D1, densità del ghiaccio, per la nuova area di base A1' per la nuova altezza. Abbiamo visto prima la nuova area di base R quadro A1, la nuova altezza del blocco RH1. Quindi complessivamente questo termine diventa D1 R cubo A1 H1. Ora passiamo al calcolo della massa d'acqua prima e dopo lo scioglimento. Anche la massa d'acqua la calcoliamo densità per volume, densità dell'acqua di 2. Il volume della massa d'acqua lo calcoliamo prendendo tutto questo parallelepipedo e togliendo però la parte occupata dal ghiaccio, quindi questo parallelepipedo immerso. Quindi il volume dell'acqua è questo qua, A2, che è l'area di base del contenitore, A2 per H2, a cui dobbiamo togliere questo volume immerso di ghiaccio, quindi A1, area di base del blocco, per la parte immersa HI. E la stessa cosa la facciamo dopo lo scioglimento parziale del ghiaccio, quindi D2, D2 anche qua, A2, H2 diventa A2', A2 non cambia perché è l'area di base del contenitore, invece H2' in teoria potrebbe cambiare, è la nostra incognita. E ragionando poi come prima, meno A1 HI, cioè dobbiamo togliere quel volume immerso, diventa meno A1' HI', la parte immersa del blocco di ghiaccio. Ora la parte immersa sia prima che dopo, quindi HI, l'altezza immersa, questa HI e HI', le calcoliamo dalla relazione di prima, quindi HI è il rapporto delle densità per H1, eccolo qui, e la stessa cosa vale dopo per la parte immersa dopo lo scioglimento parziale, quindi rapporto densità per H1', l'altezza totale del blocco di ghiaccio. A questo punto basta fare semplicemente i calcoli, quindi ricopiamo il primo termine, moltiplichiamo qui, moltiplichiamo D2 per questo secondo termine e semplifichiamo D2, facciamo la stessa cosa di qua, questo primo termine l'avevamo già visto prima, poi moltiplichiamo D2 a 2 H2' e moltiplichiamo D2 con questo, dove A1' è dato da R2 A1, l'abbiamo visto prima anche qua, A1' e R2 A1, è scritto anche qui. Semplifichiamo D2, al posto di H1' mettiamo il fattore di riduzione R per H1, indicato qua, e vediamo che questo primo termine si semplifica con questo, eccoli i due termini semplificati, come anche il primo e l'ultimo termine al secondo membro, questi due si semplificano tra loro. Quindi sopravvivono soltanto questo termine e quest'altro,
questa è l'uguaglianza, d2 a 2 si semplifica e rimane quindi h2' e h2 uguali. Dunque questa è la dimostrazione che il livello dell'acqua non sale, anche se il ghiaccio si è sciolto in parte o anche tutto. Quindi a provocare l'innalzamento degli oceani non è lo scioglimento dei ghiacci galleggianti, ma sono invece altre due cause: lo scioglimento dei ghiacci sulle terre emerse e la dilatazione termica di volume dell'acqua che si riscalda, cioè che aumenta di temperatura, che vedremo dopo.